Buonasera amici, siamo in compagnia dell'ingegner Leonardo Leandro Bornaz, titolare della ditta Ad Hoc 3D. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Di cosa si occupa la sua azienda? Allora, la mia azienda si occupa di un settore che si chiama geomatica. Geomatica è un neologismo che unisce due parole, geos, geografia e matica. Quindi quello di cui ci occupiamo sono la realizzazione di cartografie in tre dimensioni. Quali sono i servizi che offrite ai vostri clienti? Allora, come dice il nome, il prodotto principale che offriamo sono modelli tridimensionali. Di solito veniamo coinvolti in grandi progetti di ingegneria dove è necessario avere una conoscenza del territorio o dell'oggetto sul quale si va a lavorare, ed ecco che il nostro prodotto è proprio quello di fornire i dati di base fondamentali necessari per questo tipo di... Per realizzare la costruzione. Esatto. O quello che... Mi diceva che voi state realizzando una grandissima diga. Sì, abbiamo avuto la fortuna di lavorare in Tajikistan. Il nostro lavoro ci porta un po' in giro per il mondo, lavoriamo veramente un po' ovunque. In Tajikistan abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare per la costruzione della diga che sarà quella in terra più alta del mondo una volta ultimata. In quell'occasione abbiamo realizzato la cartografia di base. Sono 300 metri di altezza, giusto? Sì, qualcosa del genere. E 5 chilometri, mi diceva, di spessore. Sì, il muro alla base è molto ampio. Cioè, deve contenere il mare, non ho capito, la diga enorme. Sarà una diga molto grande, sì. E voi quindi cosa avete fatto? Noi abbiamo realizzato la cartografia di base che è servita ai progettisti per fare, diciamo, le attività proprio di progettazione, e i modelli tridimensionali che abbiamo realizzato sono serviti anche ai geologi per fare quelli che sono chiamati gli studi di geotecnica, ovvero di cercare di capire qual è la situazione di fratturazione delle rocce per mettere in sicurezza, diciamo, il cantiere. Certo, la solidità, insomma, del terreno su cui costruiscono. Esatto. Come l'avete realizzata questa mappa? Allora, noi utilizziamo strumenti tradizionali, la stazione totale topografica, quella che usano i geometri che si vedono in giro per la strada, sì, quando fanno misure, ma utilizziamo anche strumentazione più moderna, quindi laser a scansione tridimensionale o i droni che adesso, insomma, vanno abbastanza di moda. Quindi usate anche i droni per fare scansioni dall'alto? Quindi. Sì, fotografie, scansioni a seconda, diciamo, delle necessità. So che voi create anche dei video però divulgativi, di cosa si tratta? Sì, i modelli tridimensionali che realizziamo, fortunatamente non lavoriamo solo per grandi progetti di ingegneria, ma lavoriamo anche in altri ambiti come architettura, archeologia, restauro, beni culturali in generale. Questi modelli tridimensionali possono essere utilizzati per creare dei video. La cosa interessante è che all'interno dei video possiamo aggiungere luci, ombre, suoni, e quindi, diciamo, diventa una visita di questi luoghi in modo un pochino diverso. Ancora più interessante è il fatto che abbiamo sviluppato i software in grado di interfacciare questi modelli tridimensionali con i visori di realtà virtuale. Questo cosa vuol dire? Che l'utente, indossando il visore, può entrare all'interno del modello e vivere un'esperienza un pochino particolare. Particolare soprattutto perché questi modelli tridimensionali possono essere condivisi da più persone, quindi persone che stanno in posti diversi del mondo vengono portati all'interno di questo modello tridimensionale e possono condividere l'esperienza. Allora possiamo pensare a un divulgatore scientifico che racconta i siti magari di un posto che è chiuso al pubblico e non è visitabile in quel momento. Ah, interessante. So, per esempio, una cattedrale, faccio per dire, no, italiana, che può essere condivisa per persone che stanno in America, negli Stati Uniti. Esattamente. Poi esiste o una visita agli Uffizi, per esempio, fatta con i vostri software per chi sta all'estero. Esatto. Poi in realtà esiste anche un'applicazione più tecnica, che è quella di utilizzare questi video per la formazione del personale. Esistono, certo, nelle grandi infrastrutture esistono dei luoghi chiusi che non sono accessibili normalmente, sono accessibili solo in alcune occasioni. Ecco che avere un modello tridimensionale, una possibilità di avere un visore tridimensionale condivisibile, permette di formare le persone alle attività che dovranno poi svolgere all'interno dell'ambiente, certo, nel momento in cui poi sarà disponibile. Quali sono i vostri punti di forza? Allora, noi abbiamo un approccio un po' particolare, nel senso che... Voi realizzate i software, mi diceva, siete voi che realizzate i vostri software, no? Sì, noi abbiamo... Già questo mi sembra un punto di forza importante. Sì, noi da sempre, allora noi abbiamo iniziato la nostra attività alla fine degli anni 90 in università. In quel periodo ci siamo trovati a utilizzare durante un dottorato di ricerca per primi in Italia questi strumenti a scansione tridimensionale. Nessuno sapeva cosa fossero. Insomma, io mi ricordo il giorno che abbiamo aperto il cartone e abbiamo preso questo strumento in mano, dovevamo capire cosa Cos'era questo strumento e come dovevamo utilizzarlo. Ecco che ci siamo subito resi conto che questo strumento aveva necessità di una serie di software che consentissero di utilizzarlo nel modo corretto, e da lì abbiamo iniziato a sviluppare tutti questi software. Quindi voi siete programmatori soprattutto? All'interno dell'azienda c'è chi è diciamo, esperto di programmazione. Un ufficio apposta di programmazione. Esatto, esatto. Ricerca e sviluppo per la programmazione. Esattamente, diciamo. Esattamente. Ho capito. Qual è la vostra filosofia aziendale? Allora, noi abbiamo sempre cercato di fare le cose molto legate al cliente, alle esigenze del cliente. Questo per noi è molto importante. Vi faccio un esempio per far capire qual è un pochino il nostro modo di lavorare. Veniamo chiamati in Argentina per documentare due gallerie della metropolitana di Buenos Aires e ci vengono dati dei tempi e delle caratteristiche molto stringenti per la realizzazione di questo rilievo. E ci viene chiesto di fare di dargli un supporto, una cartografia dei tunnel in grado di permettere ai progettisti di individuare gli ammaloramenti e quindi di poter fare le dovute, diciamo, operazioni di messa in sicurezza. Noi in quel caso abbiamo preso le nostre competenze, gli strumenti che avevamo, abbiamo sviluppato hardware e software proprio per riuscire a rispondere alle esigenze specifiche di quel cliente. Abbiamo costruito un robot autoposizionante che si muoveva in autonomia all'interno della galleria e siamo riusciti a ottenere il tipo di prodotto che ci voleva. Quindi come si diventa leader nel vostro mercato? Voi come siete diventati leader? Allora, noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con strumenti diciamo nuovi e quindi di poter avere un mercato tecnologicamente avanzato. Esatto. Quindi. E poi la curiosità di voler sempre approfondire, di poter cercare di in qualche modo trovare le soluzioni che fossero però utili non da un punto di vista della semplice ricerca, ma proprio a chi poi sul mondo del lavoro ha necessità di utilizzare questo tipo di... Quindi una cosa prettamente italiana, diciamo la creatività e la curiosità che spinge gli italiani a fare, ad essere i primi nel mondo in questo senso. Assolutamente. No? Bene, io la ringrazio, è stato molto gentile, le auguro buon lavoro. Un'ultima domanda, nel vostro campo in Italia quanti siete? Ma allora, non siamo tantissimi molto specializzati, però sono tecnologie che in questo momento si stanno espandendo tanto, quindi effettivamente ci sono tante persone in questo momento che sta nascendo questo tipo di... Quando abbiamo iniziato noi eravamo veramente agli inizi. Pionieri. Adesso insomma, inizia a esserci... Bene, vi auguro buon lavoro. Grazie per essere intervenuti. Grazie mille, buona serata a tutti.